Buonasera cari amiche, cari amici, benvenuti nel mio canale, io sono Zaira. Stasera voglio fare un interattivo con quattro varianti. La domanda è: mi pensa e come mi pensa? Allora, per questo interattivo mi servirò dei miei tarocchi e delle carte, gli angeli del cuore, le carte degli oracoli e le carte dei Qin. Allora, farò le varianti sul momento. Voi intanto scegliete pure la variante. C'è il cuoricino rosso, il cuoricino giallo, il cuoricino azzurro e il cuoricino verde. Sgombrate la mente, pensate alla persona di cui volete chiedere. Appunto, se vi pensa e come vi pensa. Allora, se ovviamente avete già visto qualche interattivo, sapete che comunque gli interattivi sono un'energia generale, non possono risuonare su tutti e quindi dobbiamo così vederli come intrattenimento, insomma, come un modo per intrattenerci e comunque possono in ogni caso dare delle risposte, qualche messaggio. Ve lo possono sempre dare perché comunque se vi trovate qui in questo momento un messaggio per voi sicuramente c'è, però dovete comunque prendere questi messaggi con le pinze perché, ripeto, è un interattivo, le energie sono tante e non possono risuonare su tutti quanti. E per tutti coloro che hanno voglia o bisogno di analizzare una situazione, negli info box ci sono i miei contatti e sarò lieta di aiutarvi. Poi con quest'altro mazzo di carte adesso prenderemo soltanto gli arcani. Oh, questi tarocchi vogliono proprio parlare, sono molto attivi. Allora, ripetiamo la domanda: mi pensa la persona dei miei desideri, del mio cuore? Mi pensa e come mi pensa? Adesso metteremo qualche carta nei tarocchi. Vediamo cosa ci risponderanno questi tarocchi. Mi pensa? E come mi pensa? Prima variante cuore rosso, seconda variante cuore giallo, terza variante cuore azzurro, quarta variante cuore verde. Allora, se non avete fatto ancora la vostra scelta, stoppate il video e prendetevi tutto il tempo che ritenete opportuno. Io parto
parto subito dalla prima variante, quella del cuore rosso. Variante del cuore rosso. Ecco qua. Allora, vediamo se vi pensa e come vi pensa soprattutto. Allora, dunque, allora voi mi uscite comunque come energia, come una dama di denari, quindi come una regina di denari. La regina di denari è una donna molto raffinata, molto elegante, una donna ricca spiritualmente. Comunque una persona anche molto realizzata, insomma, una donna di polso, molto razionale, anche molto comunque materiale. Ovviamente questa è un'energia, quindi insomma, se siete femminucci, femminucce, pensate al maschile, se siete maschietti, pensate al femminile. Questa è un'energia comunque di una persona che comunque è molto legata al materialismo, quindi insomma poco empatica, però una persona comunque anche diciamo profonda, ecco, non una persona superficiale. Potrebbe essere, possiamo parlare di una persona con segni di terra, Toro, Capricorno o Vergine, o portarne l'ascendente. Allora, voi con questa persona di cui mi state chiedendo, purtroppo c'è stata una separazione. Qui vedo proprio una separazione, vedo comunque una situazione molto dolorosa, dei litigi, comunque diciamo che in questo momento questa persona verso di voi ha dei pensieri un po' arrabbiati, di rabbia, è come se vi desse la colpa del suo stato d'animo, e quindi è molto arrabbiato con voi, perché comunque diciamo questa situazione, questa separazione, vedete, esce proprio la carta della separazione. Quindi questa separazione comunque lo fa soffrire, o la fa soffrire, e vedete voi, ovviamente, vi ripeto, sono energie, non sesso, quindi girate a secondo di chi chiedete. E quindi questa situazione per lui o per lei è molto angosciosa, è molto dolorosa, e gli sta veramente, diciamo, causando un dolore molto, cioè una delusione soprattutto, è molto delusa, molto deluso verso di voi, molto. E ha anche questa forma di rabbia, perché ci sono stati questi litigi, questi conflitti fra di voi, però devo dire che comunque questa persona vi pensa con rabbia, è vero, vi pensa con, diciamo, un po' di come se vi dà la colpa, diciamo, di quello che è successo, quindi con un po' di vittimismo, però nello stesso tempo vi pensa anche con sentimento e con comunque rimpianto di un legame, perché lui vi riteneva la persona giusta. Vedete, la carta potrebbe essere la persona giusta, ha incontrato il partner che cerchi. Quindi questa separazione, lui gli toglie questa forma di legame, questa armonia che aveva con voi, è come se appunto lui si ritrovasse senza il suo nutrimento.
come carta degli oracoli abbiamo latte e miele, quindi lui con voi aveva il suo nutrimento, quello che lo faceva stare bene, che si sentiva a casa, che sentiva con voi una sorta di famiglia. E quindi la carta dei Cin comunque è positiva perché mi fa capire che comunque lasciate fluire la cosa, lasciate fare al destino, cioè nel senso evitate appunto che questa situazione si possa complicare, vi consiglia di lasciare fluire le cose perché comunque lui in ogni caso è sicuro che voi siete la persona giusta per lui e vuole assolutamente giustizia in questa relazione e l'inatteso farà sì che comunque si possa in qualche modo sbloccare questa situazione e riavere il suo nutrimento con voi. Per cui io direi, se vogliamo appunto rispondere alla domanda se vi pensa come vi pensa, sì, vi pensa un po' con rabbia perché vi dà la colpa di quello che è successo, però nello stesso tempo vi pensa con rimpianto perché riteneva che voi eravate la persona giusta, quindi vorrebbe nuovamente un'armonia con voi e non è detto che non si faccia vivo. Per riaverla. Allora, questa è la prima variante, il cuoricino rosso che metteremo qua. Adesso passiamo alla seconda variante, il cuoricino giallo. Allora, questa persona vi pensa e come vi pensa? Come vi pensa questa persona? Mi pensa con tanto tanto sentimento. Allora, come vi pensa questa persona? Allora, intanto vediamo che sta male. Vi pensa con è solo in questo momento è solo e sente dei rimorsi e quindi comunque presumo che lui abbia evidentemente vi abbia fatto un qualcosa perché comunque con questa energia del matto come vedete mesce la carta del matto probabilmente credo che lui abbia fatto un qualcosa che ha interrotto questo equilibrio tra di voi. E poi in questo momento lui è molto, diciamo, come dire, molto preso dal suo lavoro, dalle sue questioni economiche, che comunque rappresentano un fattore importante e che comunque gli condizionano anche la vita sentimentale. Quindi io direi che qui c'è una persona che un po' perché vi ha trascurato per questa situazione dei soldi e del lavoro, un po' perché evidentemente un'eccessiva prudenza in questo rapporto lo ha portato un po' a, diciamo, a non essere molto presente e quindi insomma in questo periodo c'è una sorta di pausa. Diciamo così, magari non c'è la separazione come la prima variante, ma qui ci potrei anche vedere una sorta di altalenanza, diciamo di sentirsi, non sentirsi così a secondo. Però devo dire che lui vi pensa e vi pensa anche con vi pensa, bisogna, cioè c'è la carta del sole, cioè vi pensa e vorrebbe con voi fare pace, insomma, vorrebbe in qualche modo l'armonia, vorrebbe notizie vostre, vorrebbe farsi vivo e si farà vivo sicuramente. Perché? Perché lui è
vuole con voi il trionfo dei valori familiari, cioè lui vuole la famiglia, vuole fare famiglia con voi. Infatti mi esce anche la carta del matrimonio, per cui le intenzioni di questa persona sono bellissime e quindi non solo vi pensa, ma vi pensa anche con amore, vi pensa che vuole fare una famiglia con voi, vorrebbe addirittura una situazione come il matrimonio. E anche se ci sono queste difficoltà di lavoro, di soldi, che comunque evidentemente lo fanno essere un po' indeciso, un po' impulsivo, un po' incoerente perché c'ha l'energia del matto, e quindi può anche darsi che in questo momento lui si stia comportando anche male con voi. Infatti mi esce anche la carta dei rimorsi. E quindi, insomma, voi ovviamente volete una giustizia e quindi magari ecco che non vi sentite o non vi fate sentire. Però vi posso assicurare che anche con la carta dell'oracolo che mi viene spingersi al limite, lui sicuramente si spingerà veramente a più che il limite perché lui con voi vuole una riappacificazione, quindi vi pensa con amore e vi posso anche dire che ha intenzioni con voi di avere una famiglia. Per cui anche questa stesa la vedo positivissima. Complimenti per chi l'ha scelta. E questo era il cuoricino giallo, seconda stesa. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono le carte per quanto riguarda la terza stesa, il cuoricino azzurro. Allora, vediamo cosa pensa, se vi pensa e cosa pensa questa persona. Cosa ci vogliono dire le carte? Allora, questa persona si trova anche lui un po', anche questa variante. Purtroppo abbiamo questo matto che è uscito sia alla variante numero 2 che a questa. E lui ha questa ovviamente energia del matto, vedete, esce la carta del matto che appunto ci fa ci racconta che questa persona in questo momento si sente indeciso, si sente di non volersi impegnare, si sente l'impulso di voler comunque come dire, riprendere un po' in mano la sua vita e quindi è nell'energia di non voler avere una situazione, un legame diciamo stabile. Lui c'ha tanta indecisione, tanti dubbi. Cioè, in questo momento è proprio indeciso e non sa neanche lui cosa vuole, ecco, che cosa diciamo. Si sente una persona, lui a tratti può essere una persona, diciamo, un ingannatore, no? Una persona astuta che appunto vi può anche nascondere delle cose. E a tratti invece si sente una persona comunque creativa, con voglia comunque di costruire un qualcosa. E di fatto, diciamo che nonostante questo suo stato d'animo così, diciamo, altalenante, però questa persona vi pensa, vi pensa, vi pensa e però vi pensa, ma non come vi pensa, ma vi pensa come una persona
che comunque potrebbe anche diventare, voi potreste anche diventare per lui una persona importante, perché comunque lui ha voglia di conoscervi, no? Perché mi esce la carta di conoscersi, quindi lui vorrebbe approfondire questa conoscenza, vorrebbe appunto, anche se lui vorrebbe conoscervi, vorrebbe che la relazione si evolvesse, grazie appunto a un rapporto più spirituale di entrambi, cioè vorrebbe approfondire e vorrebbe passare oltre a questo suo stato di indecisione. Poi mi viene la carta Tieni la mente aperta, cioè lui vorrebbe anche che voi foste un po' più comprensivi verso di lui e che non, anche se lui appare diverso dalla persona che voi magari volete così desiderate del vostro cuore, no? Però potrebbe comunque essere la vostra anima gemella, cioè questa carta ci fa capire che anche se diversi, voi potete comunque conoscervi e ribadisce con la conoscenza, perché oltre alla carta degli angeli del cuore che mi viene la carta della conoscenza, anche le carte degli oracoli mi vengono con questa appunto dicitura conoscenza profonda. Quindi comunque qui alla base di questa stesa c'è il fatto che voi le carte vi consigliano di conoscervi, di approfondire di più questa conoscenza, di tenere la mente aperta perché comunque anche se diversi potete essere fatti l'uno per l'altro, quindi di apportare alla relazione più profondità appunto con la conoscenza e che quindi lui si aspetta, lui vi pensa in questo modo, vi pensa un po' indeciso perché non vede questa diciamo approfondimento che lui desidererebbe e quindi vi pensa anche con l'idea appunto di poter approfondire questa conoscenza. Quindi diciamo che anche questa variante è positiva, io la ritengo positiva. Se questa persona magari non la sentite così o comunque in questo momento c'è una pausa, dategli il tempo che lui possa un attimino riflettere, levarsi qualche dubbio, però comunque potete fare anche voi un passo verso di lui, perché comunque le carte vi dicono che dovete battere il chiodo sulla conoscenza reciproca, quindi dovete fare qualcosa per potervi conoscere, approfondire di più la vostra conoscenza. Adesso andiamo al cuore verde, quarta variante. Vediamo se questa persona vi pensa e soprattutto come vi pensa. Ah, qui abbiamo proprio un ritorno. Abbiamo un ritorno qui. Allora, questa persona come vi pensa? Se vi pensa. Allora, questa persona sì, vi pensa perché qui la stesa si apre con un cavaliere di coppe, quindi lui vi pensa in maniera così come una conquista, come un amante, come lui vorrebbe comunque invitarvi, vorrebbe vedervi, vorrebbe anche telefonarvi, parlarvi, perché comunque vuole che fra voi ci sia un chiarimento delle scuse, comunque un ritorno, diciamo, di un dialogo, di una situazione che lui riteneva armonica. E
Diciamo che probabilmente in questa ascesa ci sarà stata una scelta, un qualcosa che ha interrotto momentaneamente la relazione, perché qui abbiamo anche lascia andare il tuo ex, quindi c'è stato una pausa, un blocco, una sorta di interruzione che causa appunto esitazioni, dubbi, magari. Non lo so, sarà subentrata una terza persona o soltanto forse un'indecisione dovuta un po' a un egoismo, a un voler essere libero, perché comunque mi viene sia la carta del cavaliere di coppe che la carta del bagatto, che comunque è una persona un po' manipolatore, un po' un conquistatore, un, diciamo, tra virgolette, un Don Giovanni, diciamo così. E quindi insomma c'è stato questa pausa, questa interruzione, però evidentemente lui si è un attimino così calato nella riflessione, nel approfondire con se stesso cosa diciamo provava per voi, ed evidentemente con questa carta meriti amore, lui ha capito che voi meritavate amore, che comunque anche lui merita amore e che comunque gli è venuto, come dire, nuovamente la voglia di avere con voi un ritorno, perché qua il ritorno è proprio palese, perché a parte la carta dell'angelo che parla del ritorno, abbiamo anche la carta dei Cin che mi parla proprio di ritorno di fiamma, quindi un rapporto che riprende in maniera armonioso e sereno. Per cui io da questa ascesa vi dico che la persona che voi avete pensato vi pensa anche, vorrebbe riconquistarvi, vorrebbe riaccendere nuovamente la voglia di comunque di riavere un nuovo inizio, una nuova relazione, e sicuramente si farà vivo, ve lo farà presente, e i suoi dubbi sono stati comunque appianati, perché lui si è reso conto, ritirandosi e riflettendo su se stesso, che questa relazione merita di andare avanti, quindi merita di avere un rapporto armonioso. Per cui vi pensa, e vi pensa anche con l'intenzione di ritornare da voi, perché qua è palese che comunque si parla di un ritorno. Quindi se avete pensato a una persona che con cui avete chiuso una pausa, un blocco, un allontanamento, oppure magari anche se non è stata una pausa, però vi eravate un po' allontanati a livello proprio mentale, che non era più quella passione dei primi tempi, qua c'è un ritorno di tutto questo. Quindi c'è un nuovo inizio, un ritorno e un rapporto armonioso e sereno. Con questo io ho concluso anche la quarta variante. E ovviamente, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale se vi va, e ovviamente mi farebbe piacere. E per chiunque sia interessato a un consulto personalizzato, nelle info box troverete i miei contatti. Io con questo ho finito, vi saluto e vi mando un abbraccio. Ciao!